Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di EnLift, trattamento del terzo medio inferiore del viso di Neuvia. Lo faremo insieme alla dottoressa Veronica Manzoni che è in collegamento con noi da Milano. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera, grazie per l'invito alla trasmissione. Grazie a lei, dottoressa. Quindi EnLift, a chi si rivolge questo trattamento? Questo trattamento si rivolge a tutte le pazienti e i pazienti, quindi anche uomini, che necessitano di un ripristino di alcuni volumi del terzo medio inferiore del viso o semplicemente di un refresh di questa zona che generalmente è tra le prime che risente un po' o dell'invecchiamento o degli stili di vita errati. Eh sì, dottoressa, chi ha superato i 40 lo sa. È un trattamento questo che si può fare anche in estate? Assolutamente sì, perché tutto ciò che si utilizza per effettuare questo trattamento è compatibile con i mesi estivi. Non ci sono trattamenti fotosensibilizzanti e i filler utilizzati hanno la caratteristica fondamentale di essere maggiormente resistenti al calore. Questo ovviamente non implica che la paziente e il paziente non si debba esporre al sole con le dovute precauzioni, ovviamente. Questa è la regola fondamentale per qualsiasi tipo di pelle. Quindi con le dovute attenzioni, quando si prende il sole, è un trattamento che questo può essere fatto in estate, quindi in questo periodo. Ma è doloroso, dottoressa? Assolutamente no, è un trattamento completamente indolore, quindi non ci sono assolutamente problemi anche per le persone più sensibili. Quanto dura il trattamento, dottoressa? Il trattamento consiste in due sessioni separate da una settimana l'una dall'altra, ciascuna sessione ha una durata media di circa un'ora, un'ora e mezza. Dottoressa, abbiamo la presentazione del trattamento, così lei avrà modo anche di illustrarci e di farci vedere, appunto, di spiegarci come funziona questo trattamento. Vediamolo. Assolutamente. Il terzo medio inferiore del viso è assolutamente una delle zone, come dicevamo prima, che risente maggiormente dell'invecchiamento e degli stili di vita errati. Proprio per questo motivo Neuvia ha voluto creare un protocollo ad hoc ed è l'unica azienda in Italia che lo può fare poiché presenta all'interno del suo portfolio sia iniettivi che energy based device, ma anche cosmeceutici. Come vediamo, questo è il portfolio Neuvia. All'interno di EnLift vengono utilizzati i filler classici, quindi filler a base di acido ialuronico e un biorivitalizzante, lo Zafiro, che è un energy based device che comprende due tecnologie, un water peeling e un thermolifting, e i cosmeceutici che vengono utilizzati sia durante il trattamento in studio, ma anche a domicilio dalla paziente per completare il trattamento. I filler. I filler che entrano in gioco in questo trattamento sono quattro. Abbiamo l'Hydrodelax, che è un biorivitalizzante, ha la caratteristica di contenere un alto dosaggio di acido ialuronico e anche una piccola quantità di rossiapatite di calcio. È unico nel suo genere e ha la capacità di stimolare in modo molto importante la produzione di collagene di tipo 3 da parte dei fibroblasti. Gli altri tre filler sono i filler di Restore, l'Intense, lo Stimulate, l'Intense LV, sono le tre referenze che entrano in gioco nel trattamento EnLift. In particolare l'Intense e l'Intense LV vengono diciamo, utilizzati per ricreare appunto il liftaggio, quindi vengono iniettati a livello dello zigomo, mentre lo Stimulate, che anche lui contiene idrossiapatite di calcio, viene utilizzato nella parte della guancia sia per rigenerare la zona che a volte è un pochino più scavata, ma anche per ripristinare tramite l'idrossiapatite di calcio la biostimolazione del collagene. Vediamo di che cosa si tratta per quanto riguarda lo Zafiro. Il primo diciamo, device che viene utilizzato in EnLift è l'Hydroexfoliation, vale a dire un water peeling. Come vedete da questa schermata, da questo breve video, si tratta di un protocollo molto semplice, della durata di circa 10 minuti, in cui l'operatrice
fa appunto questo trattamento di peeling che non è assolutamente fotosensibilizzante perché è costituito da un getto d'aria e di una sostanza curativa che poi vedremo nel dettaglio. Vengono eseguiti diversi passaggi, in particolare almeno 3 passaggi con diverse angolazioni, in modo tale da poter eliminare lo strato superficiale, quindi dare proprio una pulizia del viso a livello superficiale eliminando i cheratinociti. Un secondo passaggio che ha la funzione di stimolare il drenaggio linfatico e successivamente un terzo passaggio che però viene utilizzato soprattutto a livello del cuoio capelluto per far sì che appunto il cuoio capelluto venga nutrito e stimolato e quindi i capelli abbiano una maggiore diciamo idratazione. Questo schematicamente come funziona il water peeling. Abbiamo quindi fondamentalmente una pulizia con l'esfoliazione e un drenaggio linfatico. I prodotti che vengono utilizzati durante il trattamento di water peeling possono essere 5, 4 per il viso e 1 per i capelli. Abbiamo una referenza per le pelli più mature con un alto peso molecolare di acido ialuronico, l'acne formula per le pelli perseborroiche e acneiche, la formula smoothing per le pelli diciamo più sensibili, quindi è una formulazione lenitiva, il brightening che contiene dei prodotti che vanno a correggere l'iperproduzione di melanina e quindi dà un schiarimento della pelle e una luminosità molto intensa. Thermolifting è il secondo device che contiene zaffiro. Thermolifting perché utilizza l'infrarosso. Utilizziamo l'infrarosso che non è fotosensibilizzante anche in questo caso e quindi anche qua è un plus per poter utilizzare questo prodotto anche in estate e consiste in una somministrazione di infrarossi seguiti da un raffreddamento e una successiva ristimolazione con l'infrarosso. Questo che cosa provoca? Un effetto immediato della durata di circa 48 ore che viene definito tightening in inglese e che ha questo effetto pump, wow, che può essere anche sfruttato quando la paziente per esempio ha un evento o un qualcosa di importante perché la ripresa è praticamente immediata. Successivamente la stimolazione da parte degli infrarossi sui fibroblasti per la produzione di collagene diciamo diminuisce leggermente perché diminuisce l'effetto diciamo di richiamo di edema e però riprende immediatamente al quarto giorno per poi rimanere costante per circa un mese. Al terzo mese dal trattamento si può ripetere zaffiro e quindi effettuare il mantenimento. In questa grafica vediamo bene l'effetto immediato, quindi di retrazione e poi l'effetto di levigatezza della pelle che poi verrà mantenuto nel tempo, quindi il long term benefit, before e after, quindi prima e dopo il trattamento con zaffiro anche nell'immediato. E qui graficamente vediamo come il thermolifting prevede una sessione di raffreddamento, una sessione di lifting e una sessione di raffreddamento, quindi in questo caso abbiamo 3 impulsi e la paziente non sente assolutamente nessun dolore, solo un lieve calore. Anche qui graficamente vediamo come abbiamo un restringimento della fibra nei primi 2 giorni, quindi un effetto immediato, e successivamente un effetto di proliferazione fino a 30 giorni anche della neocollagenesi, ma anche della retrazione delle fibre elastiche in generale. Dicevamo che Neuvia è anche cosmeceutici prodotti in Italia e creati in Italia. In particolare nel Lift utilizziamo il Newborn Skin, che è un latte detergente particolare che contiene burro di karité ed altri prodotti che sono estremamente validi anche per le pelli sensibili. Il Wake Up Skin è il nostro tonico di eccellenza e questi due prodotti vengono utilizzati anche nella preparazione in studio dell'Enlift. Successivamente la paziente avrà un box dedicato contenente tutti questi prodotti che potrà portare a casa. Alla fine del trattamento, sia della prima che della seconda sessione, viene posizionata una maschera per circa 20 minuti, che è la Regen Mask, estremamente ricca di fattori di crescita. Completiamo il trattamento con una crema 24 ore ristrutturante molto leggera che quindi può essere come texture molto leggera che può essere utilizzata quindi anche per le pelli un pochino più iperseborroiche.
Il protocollo in sé prevede, avevamo detto, due sessioni. Schematicamente vediamo in questa slide come le due sessioni siano costituite da due momenti, da dei trattamenti differenti. Nella prima sessione abbiamo appunto la preparazione della pelle con i nostri cosmeceutici, la infiltrazione, quindi l'iniezione di Hydrodelax, che è il biorivitalizzante. Questo ci permette di preparare la pelle alla seconda sessione, vale a dire il richiamo di liquido dell'Hydrodelax, che è un classico biorivitalizzante, permette all'infrarosso, che ha come target l'acqua, di avere una maggiore performance durante la seconda sessione. E nella prima sessione io utilizzo anche il water peeling. Nella seconda sessione, esattamente una settimana dopo la prima, abbiamo l'infiltrazione dei filler nelle zone dedicate, l'infrarosso, quindi l'utilizzo del thermolifting, che può essere utilizzato nella stessa, sono resistenti al calore e quindi possono essere utilizzati insieme ad altri device che possono essere anche non solo lo zaffiro, ma anche le radiofrequenze, i laser, eccetera. E quindi questo è un vantaggio enorme. Successivamente si completa il trattamento, dicevamo, con la maschera e si dà il cofanetto a casa con i cosmeceutici che è necessario alla paziente per proseguire il trattamento domiciliare. Le conclusioni quindi sono che il Enlift è un protocollo unico, è disponibile solamente con Neuvia perché è l'unica azienda al mondo che può avere un approccio olistico a 360 gradi del paziente, potendo usufruire di iniettabili, energy based device e cosmeceutici. Abbiamo quindi due sessioni con una settimana di pausa tra le due. La sicurezza è assolutamente provata perché per quanto riguarda la parte scientifica, Neuvia è veramente molto attiva e a supporto dei protocolli e lift di tutti i trattamenti Neuvia abbiamo una ampissima gamma di pubblicazioni scientifiche. Beh, dottoressa, le dico la verità, viene veramente voglia di farlo questo trattamento, quindi la ripresa è praticamente immediata. Assolutamente sì, io ho pazienti che vengono a fare il trattamento in pausa pranzo, per cui devo dire che è proprio il classico trattamento che non necessita di downtiming dopo l'esecuzione. Benissimo, dottoressa Manzoni, io la ringrazio moltissimo per essere stata qui e la ringrazio per averci dedicato il suo tempo, è stato un piacere, a presto. Grazie a voi e a presto, buonasera a tutte. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.